Ciao a tutti ragazze e ragazze, io sono Claudia, questo è Creativamente, bentornati sul mio canale. Oggi realizziamo insieme questa borsa un po' particolare, fatta con la fettuccia a rete, quindi con questi buchi molto molto grandi e poi con una sacca di stoffa all'interno. Un'idea un po' originale per borsa della spesa barra borsa mare da spiaggia per infilare le ciabatte, il costume e quant'altro. Spero che questo progetto vi piaccia, se provate a realizzarlo aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari le amiche uncinettine. Allora, per realizzare questa borsa ci occorre della fettuccia, io utilizzerò due gomitoli di questo colore amaranto, che è il colore del 2019, questo rosa un po' corallo, ecco. Andrò ad utilizzare due bobine perché vado a doppiare il filo, perché mi serve particolarmente grosso, quindi lavorerò i due gomitoli assieme proprio per avere una consistenza maggiore di filo. Sono due gomitoli da 400 grammi, andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 8 e questo è quello che ci occorre per fare la scocca della nostra borsa. Dopodiché vi servirà della stoffa per poter fare la fodera all'interno, ma vi faccio vedere in seguito. Adesso iniziamo così e vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, come vi dicevo, prendiamo i due fili e andiamo a unirli assieme perché andiamo a lavorarli doppiati. E adesso iniziamo lavorando una serie di catenelle. Partiamo realizzandone 40 catenelle. Una volta realizzate le prime 40 catenelle, andiamo a mettere un marcapunti qui nell'ultima catenella, che sarebbe la numero 40. Da questo punto in poi andiamo a realizzare un'altra serie di catenelle e stavolta sono 72. Allora, guardate un po', qui ho realizzato le prime 40 e ho messo il marcapunto, poi ho realizzato le mie 72 catenelle e adesso vado a mettere in un secondo marcapunto nell'ultima catenella di queste 72, perché da qui in poi dobbiamo ancora realizzarne 45, quindi dopo partiamo e contiamone altre 45. Allora, una volta che abbiamo realizzato questa catenella lunghissima, con l'uncinetto dobbiamo andarci a congiungere qui dove abbiamo il primo segnapunto. Quindi togliamo il segnapunto, ci inseriamo con l'uncinetto e andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. In questo modo e abbiamo realizzato quello che è il primo manico della nostra borsa. Da qui in poi lavoriamo le nostre 72 catenelle che corrispondono al davanti e al dietro della nostra borsa e che andremo a fare a rete. Come? 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E contiamo 9 catenelle anche da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nella nona mi inserisco dentro con l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima. Così. Adesso ripeto e faccio altre 9 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 e di nuovo conto 9 catenelle dalla base, dall'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nella nona vado a inserirmi con l'uncinetto e chiudo facendo una maglia bassissima. E vedete che ho realizzato due losanghe. Adesso di nuovo 9 catenelle. Contiamo 9 dall'altro lato. Andiamo a inserirci con l'uncinetto e chiudiamo facendo una maglia bassissima. E abbiamo realizzato la terza losanga. Dobbiamo proseguire così fino ad arrivare all'altro marcapunti che abbiamo messo, ok? Quindi per tutto questo pezzo fino al marcapunto dobbiamo proseguire facendo queste 9 catenelle e poi andando a chiuderci con una maglia bassissima. Quindi se avete fatto tutto correttamente, l'ultima diciamo losanga deve corrispondervi nel punto dove abbiamo messo il marcapunto. Quindi è esattamente qui che dobbiamo andarci a chiudere, ok? Dopodiché lo possiamo togliere. E se contiamo dobbiamo avere 8 motivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso dobbiamo congiungerci e andare a realizzare quello che è il secondo manico. Andiamo a fare 5 catenelle. E ci inseriamo nella prima catenella che avevamo realizzato, quindi questa qui, e chiudiamo sempre con una maglia bassissima. Voilà, vedete che abbiamo realizzato il nostro primo giro. Adesso da questo punto dobbiamo scendere e realizzare un altro giro di losanghine. Come? Partiamo di nuovo facendo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e andiamo stavolta a inserirci nella quinta catenella di questo motivo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, nella quinta mi inserisco e chiudo facendo una maglia bassissima in questo modo. Adesso facciamo di nuovo altre 9 catenelle. E di nuovo andiamo a inserirci nella quinta di questa losanga, quindi nel centro, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, in quello che è il centro del motivo. Vedete? Adesso di nuovo altre 9 catenelle. E di nuovo andiamo a puntarci a metà del motivo, quindi nella quinta catenella, 1, 2, 3, 4, 5. E questo è quello che si crea. E dobbiamo proseguire in questo modo per tutti i motivi fino ad arrivare qui all'ultimo.
Allora, guardate, ho terminato anche questo giro, sono arrivata qui, ho realizzato le ultime 9 catenelle di questo lato e adesso vado a inserirmi con una maglia bassissima nella quinta catenella di quello che è il nostro manico, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, vado a inserirmi qui nella quinta e chiudo con una maglia bassissima. Adesso andiamo a lavorare le maglie basse all'interno delle catenelle che formano il manico. Quindi andiamo a fare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Vedete che vado a lavorare le maglie basse. E procedo così fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, guardate, mi devo fermare con le maglie basse a 5 catenelle dal fondo, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle dal fondo mi fermo, perché questo sono il primo motivo che noi andiamo di nuovo a fare. Quindi da qui ripartiamo a realizzare le nostre 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e andiamo a puntare nella quinta catenella di questo motivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 qui e chiudo con una maglia bassissima. Ed ecco che ho realizzato il secondo rombo dall'altro lato. Adesso di nuovo ripetiamo lo stesso procedimento, 9 catenelle, e andiamo a puntare nella quinta catenella della losanga successiva, quindi 1, 2, 3, 4, 5, qui. E chiudiamo con una maglia bassissima e devo proseguire in questo modo fino ad arrivare al fondo del giro, ok? Una volta arrivata al termine del giro ho fatto le mie ultime 9 catenelle che vado a puntare nella quinta catenella del nostro manico, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E adesso di nuovo per tutta la lunghezza del nostro manico andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto. Ok? E così via per tutto il manico. Un punto basso per ogni catenella. Arrivati a questo punto, dopo aver completato il giro di maglie basse del nostro manico, dobbiamo spostarci con le maglie bassissime fino ad arrivare al centro di questa prima losanga di un nuovo giro. Quindi punto in ogni catenella e vado a fare un punto bassissimo per 4 volte. In modo, vedete, da spostarsi al centro di questa nuova losanga. A questo punto riprendiamo la sequenza delle 9 catenelle.
9 che andiamo a puntare nella quinta della losanga successiva, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, questo è il risultato. Adesso di nuovo altre 9 catenelle. E di nuovo andiamo a puntare nella quinta catenella del motivo successivo, chiudendoci con una maglia bassissima. E devo proseguire di nuovo in questo modo per tutto il giro. Una volta arrivati di nuovo qua in cima, dobbiamo andare a fare le nostre maglie bassissime in questi punti qui, come abbiamo già fatto dall'altro lato. E poi dobbiamo di nuovo andare a girare attorno al nostro manico, però questa volta andiamo a fare solo delle maglie bassissime prendendo l'asolina più in fuori, che sarebbe questa. E andiamo a fare delle maglie bassissime, vedete, aggancio solo questa asolina qua e vado a fare un giro di maglia bassissima. E questo è il risultato. Quindi così, e dobbiamo quindi andare a completare questo giro di maglia bassissima. Arriviamo fino qua. Quando siamo da questo lato dobbiamo ripetere esattamente lo stesso procedimento che abbiamo appena fatto, ovvero 4 maglie bassissime qui e poi riprendiamo con le nostre losanghe fino al termine del giro, alternando le nostre 9 catenelle, andandole a chiudere nel punto corretto. Ok, quindi è la stessa cosa che abbiamo realizzato da questo lato, dobbiamo farlo anche tornando indietro per completare il giro, no? Perché come avete visto il giro completo si è fatto girando attorno a tutti e due i manici, quindi da un lato e dall'altro. Adesso abbiamo fatto questo lato qui e dobbiamo completare il giro da questa parte, facendo però esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto di qua. Quindi maglie bassissime, 4 maglie bassissime in questa prima losanga e poi di nuovo 9 catenelle che andiamo a chiudere fino al termine del giro. Allora, guardate, ho terminato questo giro, ho fatto le mie maglie bassissime attorno al manico e adesso vi dico che ci mancano ancora 2 giri completi che dobbiamo realizzare sempre nello stesso modo al fine di avere la nostra borsa un pochettino più larga. Allora, adesso sono arrivata qui al fondo del manico e riparto subito a lavorare le mie 9 catenelle. E vado di nuovo a puntarmi nella quinta catenella del mio motivo successivo, quindi qui, e chiudo facendo una maglia bassissima, voilà, e ripartiamo a lavorare altre 9 catenelle. E mi inserisco di nuovo qui 1, 2, 3, 4, 5 maglia bassissima e devo proseguire così fino al fondo. Quando arriverò qui farò le ultime 9 catenelle che andrò ad agganciare qua. Faremo un giro di maglia bassissima attorno a tutto il manico e poi riprenderemo a lavorare dall'altro lato per arrivare di nuovo qui al fondo, fare l'ultima losanghina così e di nuovo un giro di maglia bassissima su tutto il nostro manico. Ok?
Allora, eccoci qua, ho terminato il giro, dobbiamo iniziare l'ultimo giro della nostra borsa prima di andarla ad unire. Quindi io sono qui, vado a lavorare le prime 4 catenelle a maglia bassissima, 1, 2, 3 e 4, in questo modo. Da qui ecco che riprendo a lavorare le mie 9 catenelle. E poi andiamo a inserirci nella quinta, 1, 2, 3, 4, 5, esattamente come prima. E chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo. Di nuovo 9 catenelle, e di nuovo andiamo a inserirci e a chiuderci nella quinta, 1 2 3 4 5, quindi qui. Voilà, e dobbiamo proseguire così per tutto di nuovo questo giro. Poi faremo di nuovo un giro di maglia bassissima qui attorno al manico e di nuovo ripeteremo lo stesso procedimento dall'altro lato. L'unica cosa che appunto dovete fare attenzione, dovete ricordarvi, è che sia qui che qui, quando arrivate al fondo, che dall'altra parte, le prime 4 catenelle sono da lavorare a maglia bassissima, ok? Per tutto il resto la lavorazione è uguale a prima. Una volta terminato anche questo giro, abbiamo concluso la nostra borsa, quindi andiamo a tagliare. E voilà. E adesso non ci resta che unirla, quindi per prima cosa dobbiamo andare a piegare esattamente a metà la nostra borsa, facendola coincidere perfettamente. E adesso vi faccio vedere l'ultimo passaggio, ovvero come andare a unire i laterali. Quindi con l'uncinetto andiamo a inserirci nella metà della losanga davanti e nella metà della losanga in corrispondenza dietro, in questo modo. Dopodiché agganciamo il filo e andiamo a fare una maglia bassissima, così. Dopodiché andiamo a fare una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, in modo da arrivare alla metà della losanga successiva. Mi inserisco all'interno della prima, mi inserisco all'interno della stessa maglia ma di quella dietro, in questo modo aggancio il filo e chiudo con una maglia bassissima, in questo modo. Adesso ripeto di nuovo altre 8 catenelle . Vado nella losanga al centro, così, entro nella maglia anche uguale nel corrispettivo dietro, aggancio il filo e chiudo tutto con una maglia bassissima. Vedete? Ultimo passaggio per l'ultima losanga da questo lato. Di nuovo 8 catenelle. E nuovamente andiamo al centro di questa losanga di qua, al centro della sua corrispettivo dietro, e chiudiamo il tutto. Voilà! Ed ecco che
la nostra borsa ha anche il laterale chiuso e dobbiamo andare solo più a chiuderlo nello stesso modo dall'altra parte. Allora, guardate, questo è il sacchetto che andremo a mettere all'interno. L'ho realizzato con un pezzo di stoffa di misura circa 30x35. Sono andata a cucirlo ai lati, vedete che c'è la cucitura ai lati e qui sotto al fondo, e poi in cima ho fatto passare un cordino in modo che si arricciasse e diventasse una sacca. E adesso questa sacca la andiamo a inserire all'interno della nostra borsa. In questo modo. Ed ecco che anche questo progetto è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto. È un'idea un po' diversa dal solito per realizzare una borsa per la spesa o da mare, quindi molto estiva, e spero appunto che vi piaccia. Se la realizzate, vi ricordo che potete mandarmi le foto delle vostre creazioni sul gruppo di Facebook Mari e le mie uncinettine. Un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao.